Beh, ma tutto in politica è una trovata elettorale. Cioè, puoi anche governare bene, magari la gente ti vota, no? Cioè, a me stupisce il fatto che il sindacato si opponga all'idea di dare il salario Ma minimo. chi ha Cioè, la detto che trovo si una cosa oppone? Vuole discutere lunare. come si Guardi, costruisce il salario no. minimo. Il Allora, sindacato non si discutiamolo. Ci oppone, sono dei vuole calcoli che discutere su fa. come si Mi scusi, io costruisce non l'ho e vuole che interrotta, non diventi però. un voucher. Sì, ho capito, Allora, però sentiamo non l'ho gli interrotto. Sì, ma argomenti. io non ho detto che La mi prego. oppongo, no? Quindi ho detto che voglio discutere su come si No, compone. io sinceramente sì, però mi sembra che abbiate una posizione talmente critica un po' a prescindere. Cioè, questa è una cosa. Eh sì, perché io ho visto dei calcoli dell'INPS che abbiamo pubblicato. Questa misura riguarderebbe circa 2 milioni e 9, quasi 3 milioni di persone. Aumenterebbe di oltre 1000 euro l'anno i loro stipendi. Cioè, in Italia c'è della gente che è in povertà. Fortunatamente, nel periodo in cui questo governo è stato, come dire, è stato al lavoro, la situazione della povertà è leggermente migliorata, così come sono leggermente migliorati alcuni dati economici negli ultimi tempi. Quindi non capisco per quale motivo, una volta tanto che qualcuno, dopo 20 anni che nessuno si è interessato della povertà, degli stipendi bassi, era tutto un dire e facciamola i precari, evviva, e flessibilità e quant'altro, adesso arriva un governo che sia di destra, di sinistra, di Però non si può centro, mettere a di macchietta il lato. sindacato, No, io questo aspetta, non sono d'accordo, diciamo così, non è non macchietta, è che però sì, domandate, scusi, 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 sì, mi lasci finire, però no, voi io dove lascio siete finire. stati in questi 20 anni? Perché è Ecco, arrivato questo Matteo è Salvini, sono Facebook. arrivati. No, non è Facebook, perché Queste sono sono. arrivati. Scusi, sono No, arrivati no. 5 Stelle, Salvini hanno fatto quello che voi non siete Ma riusciti che cosa a sta portare dicendo? avanti Adesso, se mi in 20 anni. permette, no? Perché non Scusate. avete avuto una critica Allora, della noi non eravamo al globalizzazione, una governo, critica mentre della invece il partito di neoliberalismo, che Salvini niente, era al adesso venite a governo. Sì. criticare il salario Noi non minimo. eravamo al È governo, noi eravamo ridicolo. nelle Un attimo, piazze e scusate. nelle Sì, nelle fabbriche, eravamo nei piazze. luoghi di lavoro e Avete nelle piazze. proprio Noi non non eravamo al governo, esaurito. come invece il partito di Oh, lei Salvini in non lo questi so. 20 anni. Allora, Ecco, no, tanto per scusi, essere chiari. siccome abbiamo pochissimi minuti, Concludo, visto che vogliamo non ha fare una interrotto nessuno. tranquilla Scusate, replica. Francesco Questi, Borgonovo ha no, detto dove una eravate è verità una che cosa fa che a me male. proprio mi Francesco fa venire Borgonovo ha detto una male. verità che fa male. Allora, E questo è il andate. motivo, Giarrusso, per cui non bisogna litigare su delle cose stupide di Aggiungo. facciata, bisogna andare Sì, lo avanti con questo capisco. governo che ha fatto delle cose Allora, importanti. ridavi un'ultima replica perché dobbiamo chiudere Allora, con lo capisco. tranquillità. Allora, il Legge sindacato, anticorruzione io va vorrei aspettata anche da dire dove. 25 anni, È una aggiungo. cosa che ha detto pure l'esponente del Movimento 5 Sì. Stelle, con cui tra l'altro condivido una parte delle cose che diceva. Noi non viviamo tra le nuvole perché noi stiamo dentro i luoghi di lavoro tutti i giorni, quindi Sì. è impossibile per noi stare tra le nuvole Lo ed è so. impossibile anche raccontare balle perché noi siamo quelli che vedono tutti i giorni, non in televisione, ma in carne e ossa. Detto questo, perché a volte pare che il Anch'io sto sindacato dentro un chissà luogo che di lavoro cos'è. tutti i giorni. Detto questo, noi eravamo, ed è una cosa a cui io rispondo agli odiatori su Facebook, mi pare strano che lo ponga anche un giornalista, noi in questi 20 anni abbiamo resistito ad un attacco furibondo e a leggi che questo governo non sta mettendo in discussione, perché Di Maio dice, ma sull'articolo 18 o lo difendiamo noi nella contrattazione o lui si guarda bene di fare un provvedimento di legge per dire, e sulla Fornero è una cosetta piccola ma va bene, ma no, certo non è la riforma Ma della scusi, Fornero, dire dove eravamo, eravamo sotto attacco delle imprese, sotto attacco dei eravate a governi, fare le dove voi eravate manifestazioni al con il governo la parte che PD, riguarda non la siete Lega, riusciti noi però a eravamo a impedire tentare la di resistere a cancellazione questo dell'articolo attacco che c'è 18, non stato in siete Italia riusciti per a tutta impedire il Europa. Jobs Detto Act, non questo, siete io non riusciti sono a contro impedire il la buona salario scuola però, minimo, per scusate, essere chiari, allora non sto eravate il dicendo, fianco del che PD. come la CGIL ha raccolto le firme contro i voucher, se il salario minimo diventa un voucher o consente ad un'impresa di uscire fuori dal contratto nazionale e applicare il salario minimo, io penso che sia un errore perché Allora, dimezza il salario dei è stata lavoratori. chiarissima, Questo voglio diciamo, dire e ecco. credo che sia abbastanza Allora, chiaro. come pensa che proseguirà questa trattativa, Re Davide? C'è un incontro, spero che sia una trattativa che al di là del titolo che ovviamente fa campagna elettorale, ma a me mi importa il giusto, Certo. entri sul serio nel merito, perché noi siamo pronti, come abbiamo dimostrato, a fare dei ragionamenti da questo punto di vista che dicano le ragioni non del sindacato, ma dei lavoratori, Sì. perché c'è questo elemento, e che diano una copertura contrattuale a chi Allora, oggi non ce aspetti, l'ha. Figuriamoci Giarrusso, se non sono un flash, interessata. proprio un sì o un no, lo ritiene utile, Mi istruttivo il auguro che il confronto salario minimo con i diventi europeo. sindacati?
Il confronto con i sindacati è sempre utile, ma i sindacati non sono riusciti a evitare cancellazione dell'articolo 18, non sono riusciti a evitare il Jobs Act, la buona scuola, eccetera. Certo, questo governo sta legge. Facendo tantissimo. Credo che Nunzia Catalfo, mi duole dirlo, ma la senatrice Nunzia Catalfo ha fatto per i lavoratori italiani e per chi sta peggio in un anno molto più di quello che avevano fatto. Purtroppo allora, fatto per il reddito di cittadinanza. Abbiate ognuno pazienza, del proprio c'è libertà parere. Di pensiero e lo penso. Vorrei grazie, portare il salario minimo Gianluso, in Europa, così aspetta. Come il reddito di cittadinanza. Mirta, buongiorno.